Questa non è propriamente la capanna dello zio Tom, è una capanna fedelmente riprodotta della civiltà villanoviana di 2800 anni fa, perché qui siamo a Villanova di Castelnaso e non a caso dal nome Villanova prende il nome la civiltà villanoviana, perché in questa casa rurale che fu del conte archeologo Gozzadini venne scoperta la prima origine della civiltà villanoviana, che storicamente facciamo risalire al primo periodo della civiltà etrusca. Siamo nell'età del ferro, più o meno tra 1000 anni avanti Cristo e il 700 avanti Cristo. In questi 300 anni, dicevamo, si sviluppò la civiltà villanoviana. E qui proprio a metà del 1800 circa, il conte archeologo bolognese Gozzadini scoprì il primo nucleo di questa importante civiltà. Infatti è Casa Sant'Anna, la dimora rurale del conte Giovanni Gozzadini, questo grande storico archeologo e nobile bolognese di metà dell'Ottocento. Proprio da qui, allora era dietro la parrocchia di Santa Maria delle Caselle, il conte iniziò gli studi della civiltà villanoviana e i primi scavi, rinvenendo una necropoli con circa 200 tombe, tra tombe a inumazione e tombe a cremazione, e proprio al conte Gozzadini furono affidati i primi scavi per la scoperta della necropoli etrusca di Marzabotto. All'interno di questo bellissimo parco della Casa Sant'Anna del conte Gozzadini c'è non solamente la ricostruzione di questa capanna della civiltà villanoviana di circorum 3000 anni fa, ma sorge anche il MUV, il museo nonché centro di documentazione della civiltà villanoviana, che presenta alcuni pezzi importanti del sepolcreto di Marano di Castenaso, e anche un percorso dedicato alle stele che in qualche modo erano nel sepolcreto. E all'interno del MUV c'è anche un percorso didattico che è sostanzialmente la gioia ma anche la conoscenza di tanti scolari e studenti che qui con i propri professori si recano per scoprire appunto l'importanza di questa civiltà. Ospita il sepolcreto di Marano di Castenaso, scoperto nel 2007 appunto a Marano, località vicino Castenaso. A seguito di una segnalazione degli ispettori onorari e con la direzione scientifica della Soprintendenza dell'Archeologia dell'Emilia-Romagna. La caratteristica di questo sepolcreto è che ogni tomba era segnalata da un segnacolo funerario o da una stele. Si va dal ciottolo di fiume, levigato appunto dal fiume, fino alla stele antropomorfa, persino decorata. La stele delle spade, una stele riccamente decorata con un bassorilievo. Abbiamo delle paperelle che indicano il buon auspicio nel passaggio dalla vita alla morte, delle ruote raggiate,
un felino retrospicente e soprattutto due guerrieri che combattono, che quindi ci danno delle informazioni precise sul proprietario della stele, che doveva essere un uomo, guerriero e di alto, altissimo rango. Centrale della nostra sala abbiamo tre doli. Il dolio è un grande vaso sferico che serviva per contenere i cereali essiccati e tostati e veniva messo sottoterra nella capanna, quindi una sorta di dispensa o di frigorifero. Qui a fianco abbiamo una camicia di pozzo, di queste ne sono state trovate 8 in piazza 8 agosto ed è interessante notare questi buchi che stanno a indicare che la camicia di pozzo veniva riutilizzata nel momento in cui quel pozzo determinato entrava in disuso. È stata pensata per riprodurre una giornata tipo nel villaggio villanoviano. Abbiamo pensato di suddividere gli oggetti con gli utensili relativi alle attività femminili che si svolgevano dentro la capanna e dall'altra parte gli utensili relativi alle attività maschili che si svolgevano fuori dalla capanna. Attività femminili per eccellenza erano la filatura e la tessitura e la conservazione, la preparazione e la conservazione dei cibi. Invece le attività maschili erano legate alla sussistenza, caccia, pesca, allevamento, agricoltura, ma anche alle attività artigianali come la fusione del bronzo e del ferro, la fusione del vetro o la lavorazione del legno e dell'osso. Alla monumentalità esterna corrispondono anche dei ricchissimi corredi. Abbiamo i corredi di una filatrice con il classico vaso biconico e poi gli oggetti legati appunto alla filatura. È un set di fibule in ambra, in alabastro, in pietra lavorata che ci indicano l'alto rango della signora. Oppure, come esempio di corredo maschile, possiamo prendere in esame proprio le vetrine dedicate al corredo che stava sotto la stele delle spade. E qui abbiamo un coltellaccio da battaglia, abbiamo delle testine in lamina di oro lavorate, abbiamo delle anse di tazza decorate e poi le bardature equine. Le bardature equine si potevano trovare sia nelle tombe maschili che in quelle femminili, ma la loro presenza indica sicuramente l'alto rango. Certo che due sagome, quella delle Conte Giovanni Gozzadini e della moglie, la contessa Maria Teresa Serego Alighieri in Gozzadini, sì, perché la contessa, moglie di Giovanni, è anche una discendente del sommo poeta Dante Alighieri. Tutta questa pantomima finale semplicemente per dirvi di scoprire o riscoprire la storia del vostro territorio a due passi da casa, prima al Museo Archeologico di Bologna, dove c'è la mostra sugli Etruschi, la terra dei Rasna, e prima, sarebbe meglio anche dopo, vedete un po' voi, insomma, comunque cronologicamente sarebbe meglio prima, qui a Villanova di Castenaso, al MUV, al Museo e il Centro di Documentazione della Storia della Civiltà Villanoviana, perché ne vale davvero la pena.